La nuova bufera giudiziaria che ha investito le aziende impegnate nella realizzazione del cantiere di Porta Ovest, la Tecnis e la SSI, rischia questa volta di travolgere definitivamente il buon esito dei lavori in corso nella doppia galleria progettata per collegare il porto commerciale di Salerno con lo svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria. Il sequestro delle quote societarie e quindi il nuovo blocco per l'impresa siciliana, dopo l'attività investigativa della DIA che ieri ha portato ad emettere il sequestro preventivo per un valore di 31 milioni di euro, potrebbe definitivamente scoraggiare gli imprenditori che potevano invece essere interessati al fitto di ramo d'azienda e alla successiva vendita del cantiere, che era la strategia ipotizzata nelle settimane scorse per uscire dal tunnel. È davvero il caso di dire. Le complicate e tortuose vicende che hanno coinvolto la Tecnis ed ora anche l'azienda alla quale secondo i magistrati aveva affidato irregolarmente il subappalto non rappresenta solo un nuovo stop ai lavori per il cantiere, ma potrebbe essere devastante per il futuro stesso del cantiere, dove le altre ditte coinvolte combattono da sempre contro i ritardi nei pagamenti. Quei 31 milioni di stato di avanzamento dei lavori che la Tecnis, secondo l'inchiesta della Procura di Salerno, avrebbe invece utilizzato per fare altro, investiti in conto correnti, appartamenti, vetture, erano destinati anche a pagare le aziende. Ad essere preoccupate è oggi anche l'amministrazione comunale di Salerno che, come conferma il sindaco Enzo Napoli stamattina, ha avuto un confronto con l'autorità portuale di Salerno. La preoccupazione c'è, è inutile negarselo. Stamattina ho telefonato all'assessore De Luca e successivamente al dottor Messineo per avere contezza in re ipsa di quanto sta veramente succedendo. Farò un passo ufficiale con il presidente Spirito. Ho allertato anche Gaetano Criscuolo, che è un rappresentante del Consiglio dell'autorità portuale di sistema, e per avere il quadro chiaro e per muovere passi ufficiali per verificare quali possono essere le vie d'uscita. Naturalmente il Comune di Salerno può fare un impulso, può immaginare un impulso, può fare un pressing, ma diciamo gli aspetti operativi riguardano altre strutture. Naturalmente noi non ci risparmieremo da questo punto di vista, perché è un'opera strategica per la città e non credo che possa essere considerata persa, sarebbe una sciagura alla quale non voglio neanche pensare. Quindi grande presenza, grande responsabilità, grande pressione sugli organi costituzionali e sugli attori concreti della realizzazione dell'opera per fare in modo che si sblocchi nei limiti e nei modi previsti dalla legge per non perdere neanche un euro dei finanziamenti. Al di là infatti del procedimento penale, che avrà sicuramente un percorso abbastanza lungo, resta il sequestro del cantiere, ovviamente si dovrà procedere affinché questo cantiere possa essere riaperto. Si potrebbe immaginare anche ad una cessione di un ramo di fitto d'azienda, al di là insomma della Tecnis? Credo di sì, però voglio dire, in questi tecnicismi non vorrei addentrarmi se non avendo chiaro lo stato dell'arte, e su questo mi riferiranno in tempi brevi sia Messineo che Criscuolo e Spirito, e poi con il presidente De Luca faremo gli atti e i passi successivi e necessari per fare in modo che si sostanzi una risposta rapida, concreta e efficace. Sarebbe sicuramente uno scotto troppo grande da pagare, al di là insomma del mancato completamento di Porta Ovest per lo stesso porto di Salerno, dove si attendono tra l'altro anche i lavori di dragaggio. Ho fatto una lettera d'impulso anche al Ministero per l'Ambiente per fare in modo che finalmente facciano questa campionatura delle sabbie, che pare diventato un problema di terzo grado, e ci consentono di mettere in atto le opere di dragaggio che renderanno funzionale al 100% l'edificio splendido che ci ospita questa mattina.